Nuovo blitz della Guardia di Finanza in porto. Su un auto articolato sono stati rinvenuti 54 kg di hashish, 200.000 euro e una pistola. Sul tir un 70enne italiano. È fissato al 7 giugno all'Aula Pucci l'incontro per presentare il piano per la transizione ecologica di Civitavecchia. È organizzato dall'assessore regionale Lombardi. ASL Roma 4 al lavoro per portare avanti i progetti che rientrano nell'ambito del PNRR, lo afferma la direttrice generale Matranga, che parla anche delle novità sulla radioterapia. Palazzo del Pince emette l'ordinanza di balneazione, ma la stagione estiva potrebbe subire ritardi. Diversi concessionari hanno modificato i progetti e sono in attesa di ricevere la paesaggistica. L'ex presidente dell'NC Civitavecchia Feuli svela un retroscena sulla retrocessione in Serie B della squadra rossoceleste. I dirigenti avrebbero rifiutato un contributo finito poi al Civitavecchia Calcio. Buonasera dal nostro telegiornale. Oltre 54 kg di hashish, 200.000 euro in contanti e un'arma da fuoco con relative cartucce sono stati intercettati al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le fiamme gialle del gruppo di Civitavecchia, con l'ausilio del cane antidroga Fanda, hanno trovato nascosti all'interno di un autoarticolato proveniente da Barcellona quattro borsoni contenenti 551 panetti di hashish. L'autista del veicolo, un italiano di 70 anni, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di traffico di droga. Inoltre, su un carro attrezzi sbarcato da Olbia, grazie al fiuto del cane Jackpot, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 7,65 marca Browning di fabbricazione belga, illegalmente detenuta 19 cartucce e banconote di vario taglio per oltre 200.000 euro. Anche in questo caso l'autista, un italiano di 34 anni, è stato arrestato per le ipotesi delittuose di porto illegale di arma e riciclaggio. Le due operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, rientrano nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messi in campo dalla Guardia di Finanza negli scali aeroportuali e portuali di accesso alla capitale. Cambiamo argomento, sarà presentato il prossimo 7 giugno a Palazzo del Pincio dall'assessorato regionale per la transizione ecologica e trasformazione digitale, in collaborazione con Sapienza Innovazione, il piano per la transizione ecologica di Civitavecchia. Un documento importante nel quale si parlerà del polo portuale, di approvvigionamento e produzione di energia, di infrastrutture, di ecosistema dell'innovazione, turismo e di poli produttivi. Intanto il progetto per l'eolica offshore fuori le coste di Civitavecchia prosegue il suo percorso in attesa che il Ministero per la Transizione Ecologica rilasci parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale. Il servizio. Un incontro per presentare il piano per la transizione ecologica di Civitavecchia è quello fissato per il 7 giugno a Palazzo del Pincio dall'assessorato regionale per la transizione ecologica e trasformazione digitale in collaborazione con Sapienza Innovazione. L'obiettivo dell'assessorato è quello di utilizzare il piano come strumento di confronto, di dialogo con il territorio e di indirizzo per lo sviluppo di attività economiche orientate alla decarbonizzazione e alla separazione fra prosperità e crescita economica e sfruttamento delle risorse naturali. Proprio per questo sono in arrivo nelle caselle mail di istituzioni, associazioni, sindacati e comitati gli inviti per partecipare all'appuntamento, al quale hanno già aderito il vicepresidente della Regione Lazio Leodori, l'assessore Lombardi, il sindaco tedesco e l'autorità di sistema portuale. All'Aula Pucci saranno esposte le prospettive di cambiamento del territorio nei suoi punti fondanti: polo portuale, approvvigionamento e produzione di energia, infrastrutture, ecosistema dell'innovazione, turismo e poli produttivi. L'appuntamento del 7 giugno rappresenta il primo appuntamento della fase di ascolto dei portatori di interesse, i cosiddetti stakeholders, e della cittadinanza per contribuire alla stesura finale del documento. Niente trabella sul contenuto del piano per la transizione ecologica, ma appare scontato il tema della carbon exit della centrale di Torre Valdaliga Nord e del parco eolico offshore fuori dalle coste di Civitavecchia, sul quale l'assessore Lombardi punta con decisione.
E proprio sul parco eolico offshore arrivano notizie positive, anche se si resta in attesa che il Ministero della Transizione Ecologica rilasci la valutazione di impatto ambientale. Un'ulteriore spinta all'attuazione è rappresentata dall'istanza di concessione demaniale marittima per la durata di anni 30, presentata dalla società Tyrrhenian Wind Energy SRL e pubblicata sul sito della Capitaneria di Porto. Nessuno si è opposto all'istanza per l'occupazione dello specchio acqueo e le zone di demanio marittimo che serviranno per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto. Una serie di domande sul presente ma anche sul futuro della centrale a carbone di Torre Valdalica Nord sono quelle rivolte ad Enel dal collettivo No al Fossile di Civitavecchia e che hanno avuto risposte dirette da parte della SPA Energetica. Tra queste la conferma che nel 2021 per la centrale di TVN l'approvvigionamento di carbone russo è stato pari a circa 1,5 milioni di tonnellate e che nel 2022 sarà possibile usare il carbone proveniente dalla Russia solamente nei limiti stabiliti dal divieto dell'Unione Europea alle importazioni e con la possibilità di dare esecuzione fino al 10 di agosto ai contratti conclusi prima dell'8 di aprile. Da dove sarà importato il carbone per il 2022, chiedono dal Comitato Cittadino, saranno prese in considerazione diverse soluzioni, affermano da Enel, anche in base alla qualità del carbone. Tra i paesi ci sono Sudafrica, Indonesia, Australia, USA e Colombia. Più generica la risposta dell'Enel per quanto riguarda gli investimenti nel territorio di Civitavecchia sulle fonti rinnovabili. Il gruppo è impegnato in una forte azione di sviluppo di nuovi impianti rinnovabili su tutto il territorio nazionale a supporto della transizione energetica del paese. Con riferimento alla Regione Lazio, il portafoglio dei progetti vede oggi molteplici iniziative anche nel territorio di Civitavecchia in diverse fasi di sviluppo, all'esito delle quali, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, si potranno potenzialmente concretizzare i relativi investimenti. Confermata infine la chiusura della centrale di Torre Valdalica Nord entro il 2025, in linea con quanto previsto dal PNIEC. La Tecnomate, con un comunicato del suo legale, l'avvocato Fabrizio Proietti, interviene sull'annuncio da parte del Comune di Civitavecchia della cabina di regia indetta da Palazzo del Pincio riguardo i licenziamenti di soci lavoratori della cooperativa, alla quale risulterebbe invitata a partecipare anche la Capitaneria di Porto. La vicenda, afferma illegale, riguarda violazioni del codice disciplinare perpetrate dai suddetti ex soci lavoratori e meritevoli di espulsione ai sensi di legge e di statuto sociale. Quindi non si tratta di esuberi dovuti a ragioni economiche, con conseguente inattivabilità della predetta cabina di regia dedicata a vicende di impatto sociale ed economico sul territorio comunale. L'avvocato parla anche di una possibile lesione di immagine e afferma che la sede naturale per trovare la soluzione della vicenda è quella giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro competente per il territorio. La Camera Penale di Civitavecchia, unitamente a quelle di Roma, Viterbo, Velletri, Cassino, Frosinone, Rieti e Tivoli, hanno deliberato l'astensione dalle attività giudiziarie nel distretto di Corte di Appello di Roma per la giornata di domani. Lo specifica motivazione dell'astensione attiene alle gravissime e non più tollerabili criticità del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che anche in ragione dell'enorme carico di lavoro e della mancanza di risorse e di mezzi, nonostante le ripetute interlocuzioni con la magistratura, vede la sempre maggior compressione dei diritti difensivi, con disfunzioni che incidono sui diritti dei singoli schiacciandoli definitivamente e vanificando qualsiasi aspirazione di giustizia. Cambiamo argomento: l'inaugurazione della settimana del sollievo avviata lunedì scorso all'Hospice Kenis dalla ASL Roma 4 è stata anche l'occasione per annunciare le novità sulla radioterapia e sui progetti che ricadono all'interno dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sentiamo. Abbiamo avuto l'approvazione del progetto sulla radioterapia che va ad arricchire la nostra offerta diciamo su questo territorio, e quindi sono particolarmente contenta, insomma, di celebrare qui oggi questa novità. Abbiamo avuto una richiesta da parte del nucleo di valutazione regionale alla quale abbiamo dato riscontro e ritengo, insomma, di poter essere ottimista sull'approvazione del progetto. Dottoressa, ha parlato di radioterapia, ci sono anche tanti altri progetti nell'ambito del PNRR. Qual è la situazione? Stanno andando avanti? Si sta procedendo per appunto renderli attuativi?
Sì, diciamo il gruppo che sta lavorando sul PNRR per la nostra azienda sta organizzando una serie di incontri ai quali partecipo anch'io, ovviamente con tutti i sindaci. Abbiamo già incontrato Civitavecchia, giovedì incontriamo a Lumiere, abbiamo incontrato anche Trevignano, Manziana, incontreremo Canale Monterano e stiamo andando avanti mettendo a posto la documentazione propedeutica. È in calendario anche l'incontro con il sindaco di Santa Marinella. Stiamo mettendo sostanzialmente in piedi tutto il percorso per arrivare, diciamo, puntuali all'appuntamento, insomma, con la firma dei contratti istituzionali di sviluppo che è prevista per la fine del mese, per poi procedere ovviamente con i lavori. E quindi, diciamo, sono sicuramente progetti importanti. Civitavecchia si prepara ad aprire la stagione estiva. Venerdì scorso il Comune ha emesso l'ordinanza di balneazione 2022 che si applica su tutto il territorio del Comune ed è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti, comprese le piscine poste nelle aree demaniali. La stagione balneare parte dal 20 maggio e si conclude il 30 settembre, si legge nel documento, anche se l'apertura al pubblico delle strutture turistico-ricreative insistenti sul demanio marittimo e la fruizione delle spiagge dovrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno e terminare non prima del 15 di settembre. Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno Palazzo del Pince provvederà alle attività di livellamento e pulizia straordinaria, attività propedeutica quindi alla riapertura che potrebbe subire dei ritardi. Molti concessionari delle spiagge hanno modificato i progetti rispetto alla passata stagione estiva e quindi sono in attesa di ricevere la paesaggistica. Sentiamo l'intervista al sindaco tedesco e all'assessore al demanio marittimo Manuel Magliani. Magliani, il caldo è arrivato, a che punto siamo invece con la partenza della stagione balneare estiva? Ma siamo pronti, chiaramente ci sono gli aspetti burocratici che devono risolvere gli esercenti legati alle installazioni, però ci teniamo a dare un segnale sulla partenza perché comunque il caldo, come dicevi tu, è arrivato e quindi non vogliamo che i cittadini non possano usufruire del mare. Quindi gli operatori sono stati avvertiti di questa nostra necessità di dare l'avvio alla stagione e si sono messi a disposizione per velocizzare per quanto possibile. L'amministrazione si farà parte diligente di fare un ulteriore sacrificio andando incontro alle richieste degli operatori, lavorando di più in questo momento che è un momento clou, insomma, maggio e giugno per le installazioni. Sì, è anche il modo per mantenere in città, no? Qualche turista, se ne vedono tanti in giro appunto a Civitavecchia, e magari fargli godere del nostro mare. Beh sì, rendiamo attrattiva la nostra città. Del resto io ricordo sempre di essermi insediato in un momento storico in cui tanti turisti giravano per la nostra città, poi si è interrotto tutto con il Covid dopo pochi mesi che mi ero insediato, ma adesso rivediamo che questo meccanismo si ripropone e quindi immaginiamo che possa anche crescere. Dai 2 milioni e mezzo, se l'anno prossimo arriveremo a 3 milioni saremo ancora più contenti, però è chiaro che noi ci dobbiamo attivare per rendere la città attrattiva, ospitale e più possibile a disposizione di chi la visita, anche se soltanto di passaggio. Il sindaco Ernesto Tedesco e l'assessore all'istruzione Monica Picca hanno ricevuto una delegazione di operatori del centro cottura. Il servizio, come noto, in questi giorni attraversa una situazione di emergenza che dovrebbe comunque risolversi nelle prossime ore. Nell'occasione sono state esposte delle problematiche di cui l'amministrazione era a conoscenza. Il sindaco e l'assessore hanno espresso agli operatori l'apprezzamento per la professionalità che hanno sempre dimostrato nel servizio di mensa, a maggior ragione in questa particolare fase nella quale si sono messi a disposizione nonostante il centro cottura non possa funzionare. I centri sociali comunali in applicazione di una legge regionale cambiano, diventano a tutti gli effetti un servizio comunale rivolto agli anziani. Sarà il comune il diretto responsabile dei centri sociali e dovrà metterli in condizione di operare al meglio effettuando le dovute manutenzioni per permetterne la riapertura dopo ormai 2 anni di inattività. Ad intervenire il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che chiede che i 3 centri sociali aprano tutti insieme. Allo stato attuale riprendono i pentastellati, qualche centro ha già ricevuto i primi interventi ed è stato messo in condizione di riaprire, qualcun altro ancora no. In questo modo si rischia di favorire un centro a scapito di un altro che dovrebbe diminuire i propri tesserati, unica fonte di sostentamento dei centri
per alimentare le molteplici attività. Chiediamo che l'amministrazione si adoperi al più presto affinché i tre centri vengano messi nelle condizioni di aprire nello stesso arco temporale, garantendo il servizio previsto dalla Regione equamente distribuito sul territorio. Uno spettacolo che ha evidenziato in maniera ironica e mai volgare tutti i difetti e i pregi di noi italiani, facendo attenzione anche al modo di vivere cambiato negli ultimi anni, con un ritmo incalzante che ha coinvolto per quasi due ore il numeroso pubblico presente. È stata questa la 16ª edizione della serata Romail, dedicata a Marcello Malservigi e con ospite Antonio Giuliani, che ha dato veramente tutto strappando tantissimi applausi a scena aperta e divertendo gli spettatori. Riviviamo alcuni passaggi della serata in questo servizio. 5 metri entra mia nonna, proprio in quel momento la mia nonna così, che gli stai a raccontare ragazzino? Disgraziato, che gli stai a raccontare? No. Poi i nonni della volta, quando si arrabbiavano, io non so se anche le vostre, se flagellate, se mordevano le dita, mia nonna, ma perché? Mia nonna e i dita si staccava e sputava e dopo un mese gli ricrescevano come salamandre, cioè una cosa proprio, si augurava la morte, te lo ricordi? Non guarda, non vedo l'ora di morire per vedere quello che fate. Ma che vuol dire? È vero o no? Vi faccio un esempio, non è vero? Ok. Semaforo, stai fermo. Con una tua macchina, la Jeep, dietro, ok? Mentre tu stai fermo a semaforo, da dietro ti arriva una trampata che la tua Jeep diventa la Smart. Pensa come... Tu hai dato una testata sull'unotto e ti sei aperta la testa col sangue che ti sta colando. Cioè scendi, mo lo gonfio, lo ammazzo, lo uccido. Scende una bella donna, bionda e minigonna. Oddio, scusi! Si è fatto male? Così. Perché? Che è successo? Perché? Che è successo? Che avete il cervello, la testa aperta, col sacco. Che è successo? Cioè, no, l'ho presa. A me! Oh, mamma, come sapevo? Pensavo che era la radio. Sai, i rumori. Pensavo che era la radio! E lei c'ha qualche schizzetto di sangue sulla camicia che è il tuo. Perché quando si avvicina ancora di sta zampilla. È vero o no? Se vengono gli altri uomini che stanno a morire col cervello fuori, tutti da lei, signorina si è fatta male. Signorina, tutti da fila da signorina si è fatta male. Ma questo è il sangue suo, no? È il mio. Sì, lascia per. Ma che lascia, ma sto a morire, lascia fa. Uno spettacolo teatrale in conclusione della settimana dedicata ai 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, e quello in programma venerdì sera alle 21 presso la Sala Morricone della Cittadella della Musica, con ingresso libero fino ad esaurimento posti e consentito con mascherine FFP2. La rappresentazione dal titolo Omaggio a Pierpaolo Pasolini, luoghi, linguaggi e tradizioni popolari, per la regia e adattamento di Agostino De Angelis, ripercorrerà il viaggio storico, politico, letterario e religioso dell'intellettuale più discusso del XX secolo. In occasione della Settimana Europea dei Parchi, anche il Monumento Naturale La Frasca è stato protagonista di un'interessante e partecipata escursione, la passeggiata, grazie alla collaborazione dell'Associazione Culturale Naturalistica Bioma, ha trasportato i visitatori in un coinvolgente viaggio nel passato con il tema Mare di ieri, di oggi, e alla conoscenza di un ambiente la cui lettura offre importanti informazioni sui cambiamenti climatici del passato e del presente. L'attuale linea di costa è costituita da sedimenti marini depositati in modo orizzontale, ricchi di fossili, che si sono solidificati nel corso dei secoli, e proprio grazie alla geologia e all'osservazione di fossili, alghe, piante e conchiglie tipiche della panchina tirreniana è stato possibile ricostruire l'ambiente ed il clima in cui questi sono vissuti milioni di anni fa. Bioma ringrazia tutti coloro che hanno partecipato. La farmacia comunale Aurelia in via Niccolò Paganini 7, in collaborazione con l'ADICIV, Associazione Diabetici Civitavecchia, organizza per domani dalle 8.30 alle 13 una giornata di prevenzione del diabete. L'iniziativa, fortemente voluta dalla direttrice della farmacia Aurelia, dottoressa Alessandra Fabbri, e dai vertici dell'ADICIV, prima di tutto il presidente dell'associazione Sandro Luciani, ha lo scopo di aiutare ad identificare e proteggere gli individui dal rischio di sviluppare il diabete, informandoli ad esempio sull'importanza dei corretti stili di vita per prevenire l'insorgenza della malattia. Apriamo la pagina sportiva. Ivano Iacomelli aveva messo a disposizione della NC prima dell'inizio della stagione un budget con il quale si sarebbe garantita tranquillità al club e gli avrebbe permesso di evitare che diversi giocatori andassero via, ma il burattinaio della NC non ha voluto. È una delle tante frasi ad effetto pronunciate
dall'ex vicepresidente del club Simone Feuli alla trasmissione Sportivamente, affrontando anche tematiche importanti come quelle della società e del settore giovanile, anche se non ha rilevato il nome del personaggio da lui chiamato il burattinaio. Ascoltiamo un estratto in questa intervista. Ti aspettavi che potesse retrocedere l'NC? Non direttamente. Ti aspettavi magari ai play-out? Come l'anno scorso, la squadra è quella, si è indebolita, recuperi due giocatori giovani, anche se bravi, della Roma Nuoto, e quindi c'è un equilibrio che è quello dell'anno scorso. Più partite, quindi non c'è più la riduzione da 4, siamo tornati a 2 gironi. Sì. Che ti dico? Sicuramente non direttamente, non me l'aspettavo. Sicuramente c'è una responsabilità che è quella di chi Burattini e burattinaio non hanno colto l'occasione di fine agosto dell'anno scorso, dove i consiglieri si erano dimessi, c'era da fare un'immediata assemblea, promessa tra l'altro dall'allora presidente Pagliarini, entro i primi di settembre, perché c'era un budget pronto, garantito da chi poi sta anche nel Civecchia Calcio, con cui abbiamo salvato il Civecchia Calcio da qualche anno a questa parte, io in una veste minoritaria, insomma, però ho piacere di dire che con il contributo di dirigenti presi in parte alla pallanuoto si è salvato il Civitavecchia Calcio, e il burattinaio in questo caso ha fatto commettere ai burattini degli errori che ripaghiamo con una serie B terribile, con una serie C terribile. Perché quando sento delle interviste, Aurelio è un amico, è stato un grande atleta, parliamo di un campione d'Europa, quindi non parliamo di una persona che nella pallanuoto ha dato tantissimo tutta la sua vita, però sento dire siamo usciti io, Feuli, Pagliarini dall'83, intanto era 83-84, intanto la federazione ha detto che non c'erano retrocessioni, intanto serie A unica, quindi andare in serie A 2 significa andare in serie B, ma il problema non è tanto quello quanto non abbiamo più capacità giovanile. Io, Pimpinelli mi ha estrapolato, estorto, per telefono in intervista a settembre scorso, dove io ho detto, secondo me, potevo anche sbagliare, posso sbagliare, poi i fatti ti dicono se uno ha torto o ragione, però io ho detto prima che stava per morire, perché era stata rifiutata quella famosa capacità di un nuovo consiglio, di una nuova capacità economica che poteva perlomeno dare un minimo di garanzia per poter far giocare i giovani come Maizzani, come Stefano Ballarini, che sono andati via, o come dare un nuovo futuro, un indirizzo di tranquillità, minima ma di tranquillità, ai vari Castello e ai vari Checchini. Allora con quella situazione tu potevi fare un campionato più sereno, più tranquillo, e far inserire in maniera diversa i giovani in una difficoltà enorme, ma non è il Covid che ha mandato in Serie C il Civitavecchia, attenzione, non ci prendiamo in giro. Windsurf, la Federazione Italiana Vela ha comunicato i nomi dei convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Orano in Algeria, dal 24 giugno al 5 di luglio. Nell'elenco dei prescelti ci sono anche due ragazzi molto conosciuti dalle parti della Lega Navale. A gareggiare con l'azzurro ci sarà Luca Di Tomassi, che assieme a Niccolò Renna è stato selezionato per la classe foil maschile. Ad incidere nella scelta l'importante crescita fatta negli ultimi tempi dal velista della Marina Militare, tra cui l'11° posto ai recentissimi europei. A far parte della spedizione anche il tecnico Adriano Stella, che ha seguito i ragazzi negli ultimi appuntamenti internazionali. Si chiama Civitavecchia Tornei d'Incanto, la serie di eventi sportivi che inizierà lunedì e andrà avanti per tutta l'estate. Organizzati dalla WISP di Civitavecchia in collaborazione con la storica Lega, la bella iniziativa è stata presentata questa mattina all'Aula Calamatta e ha visto la partecipazione, oltre che di alcuni esponenti della storica Lega e della WISP, anche del sindaco tedesco, del presidente del Consiglio Comunale Emanuele Amari, del consigliere comunale Antonio Giammusso e del delegato allo sport Matteo Iacomelli. L'intervista. Pallavolo, Alessia Arciprete sale al nord, la schiacciatrice civitavecchiese approda alla futura Busto Arsizio, la seconda squadra della cittadina lombarda, dove la pallavolo è molto sentita. Dopo aver chiuso l'esperienza con la Roma Volley, con cui ha vinto il campionato di A2 lo scorso anno da protagonista, ed aver subito la retrocessione nella stagione che sta per terminare, Arciprete torna a giocare nella cadetteria. Le cocche arrivano da un'annata nella quale hanno raggiunto i quarti di finale nei playoff, in seguito al terzo posto nel girone della regular season.
karate, sta crescendo una nuova stella nel karate nazionale, si chiama Jacopo Scala ed è tesserato con la Mexican. Il giovane atleta 12enne milita nella categoria esordiente dopo aver conquistato diversi piazzamenti nelle varie fasi regionali e nazionali della presente stagione agonistica. Ha vinto il titolo di campione d'Italia 2022 nelle finali nazionali che si sono svolte a Monza. Per lui anche la soddisfazione di poter partecipare nel prossimo ottobre ai campionati del mondo di Venezia con la nazionale italiana. E chiudiamo con una segnalazione che ci arriva da Viale Baccelli. Una nostra telespettatrice lamenta il modo con il quale viene effettuato lo spazzamento della via da parte degli operatori di Civitavecchia Servizi Pubblici. Non sempre vengono pulite le strade e spesso se ne dimenticano alcuni tratti. Come di consueto, giriamo la segnalazione agli organi competenti. Bene, questa è l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di lasciarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di serata.